Concubesami, bentrovate, bentrovati. Mese di maggio, mese dedicato alla primavera che finalmente è esplosa, ma il mese di maggio è anche il mese delle api. Vi devo assolutamente far vedere il case della nuova edizione limitata di Wild, un brand che sapete amo, con cui collaboro. L'ho regalato ad amici, figli, nuore, a tutti, perché quando lo si conosce, lo si ama e non si può più fare a meno di utilizzarlo. Partiamo dal case, bellissimo con tutte queste apine. È una edizione limitata in collaborazione con Emma Bridgewater, che è una creatrice iconica ormai in Inghilterra, che si dedica a decorare le ceramiche in terracotta. Vi lascio le immagini a lato perché dopo che ho visto il case così bello, sono andata a spulciare e si trovano le sue ceramiche anche su Amazon, ma non solo: tazzine da tè, da caffè, vassoi, scatole in latta, addirittura graziosissime. Ne ho vista una qua che ve la mostro, graziose per mettere tè o qualsiasi altra cosa se amate lo stile country, se pensate a questi cottage inglesi. Non a caso uno dei miei libri preferitissimi del 2024 è Le api di Waterloo e come non innamorarsi, vedete, di questi pack. Le api sono preziose. Approfitto sempre, non sono pagata da Giulia De Martin, però è una donna, una ragazza italiana che scrive romanzi che io vi devo per forza suggerire perché sono fantastici. Ritornando ai case, pack puccioso come quello che era uscito per San Valentino, diverso, più piccolo, più compatto, più stondato rispetto al precedente. Il modo per caricare è semplicissimo. Inserite qui la ricarica, l'inserite e poi la spingete, girate e il deo sale. Perché Wild? Perché non utilizza assolutamente plastica. Wild, lo dice il nome stesso, vuole continuare a mantenere il nostro pianeta selvaggio e grazie a lui più di 200.000 tonnellate di plastica sono state risparmiate alle discariche, al pianeta mi verrebbe da dire. Il pianeta ringrazia perché ad ogni acquisto loro piantano un albero. Hanno questa missione verde, green, che ci piace tanto. Un brand che utilizza ingredienti puliti, il 98,5% sono ingredienti naturali, non ha sali di alluminio, non ha parabeni, solfati, è vegano e cruelty free. Quindi tutte le condizioni, se anche voi ricercate aziende che lavorino nel rispetto dell'ambiente, ma anche del benessere della vostra pelle. Gli ingredienti sono idratanti, sono burro di karité, amido di mais. Se andate sul sito potete vedere tutti gli ingredienti. Hanno un sacco di fragranze, più di 16 che vengono implementate anche con le edizioni limitate. Ora le vediamo. Tra l'altro, vegano, nonostante ci sia una nuova profumazione che ha come ingrediente il miele, il fiore di cactus. Ha la profumazione del miele, ma non contiene miele. Per i vegani è una cosa importantissima questa da sottolineare perché c'è la profumazione del miele, ma non il miele. Eli Red, il mio codice sconto che vi dà diritto ad un 20% su tutto il sito. Le due nuove profumazioni rispecchiano ovviamente le vibes primaverili che vi dicevo. Questo è ai fiori di ciliegio, ai fiori di Sakura, una profumazione pulita, meravigliosa, che dovete assolutamente provare. Io ormai con questi vado sul sicuro e tra l'altro sono delle confezioni riutilizzabili, ottime da portarsi in viaggio, anzi, maggio è il mese delle spose, dei matrimoni, perfetto da mettere anche nella borsa per la luna di miele. Bimiele.
Honey, bellissimo. E in palestra mi dite come vi trovate? Io mi trovo benissimo anche in estate. Se sudate troppo, dopo aver sciacquato le ascelle, andate a ridare il prodotto che non aggredisce assolutamente la zona ascellare. Sono talmente formule idratanti che vanno a braccetto non solo con la depilazione, potete tranquillamente spalmarlo sotto l'ascella e rinnovarlo dopo che avete rasato con la lametta, il rasoio, ma anche dopo aver fatto luce pulsata o la ceretta. Sono idratanti, emollienti. Tutti i prodotti, come vi dicevo, puliti, nulla di chimico, no ingredienti chimici, no sali di alluminio, no parabeni, no solfati. Io adoro questa linea e continuo ad utilizzarla. E questa che è una chicca, i fiori di cactus e il miele. Il miele gli dà quella profumazione morbida, ma c'è anche il cocco, c'è il sandalo. È sempre una profumazione pulita che vi dà queste vibes, queste vibrazioni positive che dovete assolutamente provare. Allora, io ringrazio sempre Wild che mi ha fatto scoprire anche questa artista britannica, Emma Bridgewater. Se amate lo stile country, ci sono delle biscottiere, dei vassoi che sono spettacolari. E ho fatto già danni, ve lo dico, no? Ci sono delle teiere con tutti i cuoricini, c'è una tazza dedicata alle mamme, chi non ha fatto il regalo alla festa della mamma e deve correre ai ripari, stupendi. Grazie al nostro fidato partner Wild, e noi lo sosteniamo sempre, perché ditemi voi come non si fa ad amare anche solo guardando queste confezioni, che sono in alluminio, tra l'altro, anche i refill per i bagnoschiuma sono compostabili e anche le ricariche. Qui, ovviamente, il cartonato si può tranquillamente riciclare e queste poi sono compostabili. Mi avete scritto che non vi sale su tutta la cartuccia. A me non è mai successo. Dovete stare molto attenti a inserirla per bene all'interno del case e girare il prodotto e vedrete che vi troverete bene. Abbiamo detto maggio, mese primaverile, e anche i look, gli outfit sono tutti incentrati sul colore. Siccome ho comprato vari mascara in questo ultimo periodo colorati, vi volevo un po' parlare dei top e dei flop. Allora, io inizierei da questo prodotto di Essence, edizione limitata in collaborazione con Catrice Harley Quinn. Questo è un mascara viola da utilizzare da solo o in combinazione con altri prodotti. Ne ho parlato anche con Fedi Kitty, che ha comprato anche lei, ho visto il suo video e saluto. Devo confermare quello che lei mi ha scritto. Anche per me non è un mascara uniformante, può essere utilizzato, a mio avviso, per me, per le mie ciglia, solo in quelle inferiori, magari da usare in contrasto con altri mascara e altre texture o colori in contrapposizione, ma per quel poco prezzo avevo grandi aspettative. Conoscendo Essence, conoscendo la validità dei prodotti occhi Essence, ma per me questo è un flop. Cosa diversa era questo mascara viola che trovate sempre sul sito di ColourPop, sito americano che ha dogana, però è una dogana bizzarra perché varia intorno ai 10, massimo 20 euro. Non ho mai speso di più. Sono state ripresentate tante nuove edizioni limitate, come la Twilight, come la Star Wars. Quindi, se volete fare un ordine cumulativo con delle vostre amiche, questo è un mascara validissimo. Appartiene alla edizione limitata Hocus Pocus 2. Parliamo dei pack. Di cosa vogliamo dire? Questo è un mascara viola tendente quasi al black, perfetto per l'inverno. Non è un viola acceso come questo di Essence, vedete? Ecco qua per farvi vedere la differenza. Questo
Questo è sicuramente più brillante, perfetto per la primavera e per l'estate, è molto più cangiante. Questo invece è più oscuro ed è anche molto pastoso, quindi copre, veste molto bene le ciglia ed è un mascara viola che si vede e lascia il segno. Io ve lo menziono quando, se vorrete, oppure lo cercate su Vinted. Vi dicevo che Essence lavora molto bene per quanto riguarda i prodotti occhi e soprattutto i mascara. Una vecchia edizione limitata di Essence, io tengo tutto ragazze perché facendo video poi è così, ve ne devo parlare e è giusto anche ricordare prodotti eccellenti. Questo era un mascara marrone uscito in una edizione autunnale di Essence. Lo scovolino era in silicone. Tanto hype per questo nuovo mascara di Essence in colorazione brown che, ahimè, su di me non si vede. Lo scovolino è così, come potete vedere, a punta. È un marrone talmente chiaro che sulle mie ciglia sembra di non aver dato niente, cioè le mie ciglia non sono truccate, non sono vestite di questo marrone che vedete è un marrone cacao, non è un bel dark chocolate, mentre qui eravamo proprio più strong, vedete? Quindi con questo si vedeva molto di più l'occhio vestito, mentre con quello che trovate in gamma permanente sui miei occhi, sulle mie ciglia, è pessimo. Tra l'altro, non so dove lo buttate, non ve lo mostro, ma ve lo recensisco perché ho comprato anche quello di Catrice. Ve lo lascio a lato in foto, per me è un bocciato. Stessa performance di questo di Essence e per me sono dei bocciati. Arriviamo al mascara rosa di Maybelline, l'ho acquistato sul sito di Boozy Shop, ma credo che ormai sia arrivato anche su Amazon o su Pink Panda, che di solito sono i siti dove si trova subito la novità. Questo è un bel mascara, però cosa succede? Io ho sopracciglia e ciglia molto scure. Per andare a vestirle, ricoprirle di questo rosa, devo darne parecchio. Quindi è un bel colore, magari da utilizzare in contrasto con altri mascara colorati. Poi ormai vedrete quello che è al top della classifica. Però questo sicuramente è un mascara che districa, allunga veste, ma non mi dà il sostegno che io cerco e che avevo ritrovato nei mascara anche di Essence o di Colourpop, che sono dei low cost. Bello, ma secondo me questo è perfetto per chi ha incarnati chiari, ciglia bionde, anche capelli biondi, occhi verdi magari, ma su di me va un po' a morire. Questo vuol dire che per me, per i miei colori, è un mascara da utilizzare nelle ciglia inferiori, proprio perché le mie sono dark, sono scure, perfetto da utilizzare in combo con altri mascara colorati. Per me è perfetto invece su chi ha capelli biondi, incarnato chiaro, occhi verdi, occhi azzurri, bellissimo. My Push Up Toy secondo me è il migliore in assoluto. Questo è un mascara fantastico. So che è uscito anche in casa Maybelline, ma non sono neanche attirata dall'acquisto perché questo mi soddisfa in tutto e per tutto. Tra l'altro sarei curiosa di provare la variante Borgogna, che so che è uscita e c'è anche marrone, quindi se voi li avete acquistati nelle altre varianti colore fatemi sapere. Questo è meraviglioso, questo è conformato talmente bene, ha sulla punta questa pallina ferme a tutte le viziose
e a chi vede doppi sensi, però questa pallina vi permette di arrivare ad abbracciare, vestire, allungare anche le ciglia più vicine all'angolo interno dell'occhio. Lavora benissimo, veste le ciglia di questo blu cangiante che per l'estate è favoloso. Se voi poi fate dei look sul blu, sui verdi, sui gialli, il contrasto è favoloso. Lo avete visto nei miei GRVM. L'ho utilizzato col verde, col giallo, anche con una punta di giallo solo all'interno dell'occhio e poi tutto mascara, così anche a palpebra nuda è bellissimo. Cioè, questo vale i soldi che spendete. Questo è un mai più senza, questo è da avere, da prendere sempre, è un top. È veramente un prodotto meraviglioso, una colorazione brillante, luminosa, stupenda per l'estate, la primavera, ma secondo me anche d'inverno. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi mando tanti bacini, bacioni, baciotti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!